Salve a tutti e bentornati su Valheim. Siamo finalmente pronti ad affrontare anche il terzo boss di questo gioco, e cioè Bonmas. Si trova molto distante dalla nostra base, ma fortunatamente abbiamo ormai la nave lunga che ci permette di navigare molto più velocemente. Quindi direi di non perderci in chiacchiere e di equipaggiarci a dovere per affrontare questo temuto boss. Allora, innanzitutto siamo in possesso ormai dell'armatura di ferro a scaglie e quindi devo dire che siamo ben difesi. In attacco invece mi sono fatto una mazza di ferro perché a quanto pare Bonmas è debole agli attacchi contundenti e quindi andargli di mazza fa molti più danni. Quella che avevo prima era di bronzo, ma mi sono fatto questa di ferro perché fa leggermente più male. Ci portiamo anche l'arco appresso, ma comunque è molto resistente al danno delle frecce e quindi non penso che lo useremo moltissimo. Poi, per quanto riguarda le pozioni, ci portiamo assolutamente 10 pozioni di cura e ci portiamo le pozioni per la difesa contro il veleno. Eccole qua. Una decina penso che bastano. Ci prendiamo anche il miglior cibo che possiamo, quindi ci prendiamo un bel po' di salsicce, un bel po' di carne e se non sbaglio abbiamo anche il pesce, eccolo qua. Ok, questa è la nostra dieta preferita ormai. Non dimentichiamoci poi anche delle ossa rinsecchite che servono per evocarlo. Se non sbaglio ne servono una decina, quindi ce ne prendiamo precisamente 10 e ce le mettiamo nell'inventario. Quasi quasi, anche se è notte, direi di iniziare a partire perché tanto il viaggio è abbastanza lungo, quindi non conviene aspettare l'indomani. Tanto vi faccio vedere un attimino qua. Sembra adesso una specie di forte romano più che qualcosa di vichingo, però devo dire che è abbastanza figo così. Le torrette sono solo per estetica e non ci posso salire, ma comunque sia c'è sempre una palizzata sulla quale posso tirare le frecce verso i miei nemici. I porci qua continuano ad accoppiarsi, bene bene. Barrichiamo tutto qua e scendiamo nel molo a prendere la nostra barca. Questi giorni, mentre navigavo nell'oceano per andare verso la palude, sono stato anche assalito da delle creature marine davvero terrificanti, che sono dei serpenti enormi. Purtroppo non sono riuscito a filmare il tutto, ma prossimamente andremo a caccia di quei serpenti, anche perché droppano delle risorse molto importanti. Vi assicuro che stavo quasi per rimanere secco perché mi stavano quasi per distruggere la barca. Però sono riuscito comunque a difendermi. Il modo ideale per cacciare questi serpenti è usare l'arpione, ma poi ve lo farò vedere tanto nel prossimo episodio magari. E il fatto che sia calata la nebbia non è che mi rassicura tantissimo. Meno male che siamo abbastanza vicini alla costa. Se succede qualcosa tagliamo dritto e ce ne scappiamo di qua. Ok, stiamo entrando praticamente in questa specie di canale che spero ci porti direttamente al boss. E te pare che cala la nebbia un'altra volta. Ogni volta che vado in un posto nuovo viene la nebbia. Ci spiaccicheremo sulla costa? Speriamo di no. In teoria questo boss risiede nel bioma della palude, quindi dovremmo trovarci di fronte a una palude. E infatti mi sa che questa è proprio una palude. Oddio, porca miseria, frena, frena, frena. Te l'avevo detto che mi spappolavo sulle rocce. Vabbè, più o meno, dai. La nave può andare bene così. Cavoli, ma questo è un bioma diverso. Pianure, mi segna. Non l'abbiamo mai esplorato sto bioma fino adesso. Eh sì, perché praticamente il nostro bioma sono le praterie. Oddio, una zanzara! Che cacchio! Porca miseria! Ma che è una zanzara enorme? That squito! Vieni qua, avvicinati se c'hai il coraggio. Vieni, vieni, vieni. Vieni. Allora, nuovo materiale. Ago e freccia di qualcosa. Interessante, interessante. Direi che questo bioma ce lo veniamo a esplorare un altro momento. Perché
per il momento dobbiamo concentrarci sull'andare a prendere il nostro boss, che si trova qua. Quindi, segniamoci il posto dove abbiamo ormeggiato la barca e ci dirigiamo laggiù. Ormai con la nostra nuova mazza di ferro non sono più un problema sti nemici. Gli scheletri poi che ne parliamo a fare. Yeah! Abbiamo fatto volare praticamente. Ok, dovrebbe essere qua davanti. Dobbiamo fare attenzione alle sanguisughe, come al solito. Ok, quello dovrebbe essere l'altare per evocarlo. Presumo che dovremo mettere le ossa dentro questa specie di teschio enorme. Quindi, piazziamole qua. E inseriamole. Ok. Attiviamoci anche noi il potere di Ektir. Perfetto. Ok. Oh porca miseria, Bonmas. Ammazza quanto sei brutto. Allora, pozione antiveleno subito. E dovremo andargli di mazza perché a quanto pare è resistente alle frecce, quindi non possiamo frecciarla più di tanto. Porca miseria, la gente che ha spawnato già. Allora, facciamone fuori qualcuno intanto. Dobbiamo cercare di evitare il suo colpo che fa veramente danni. Questo, ok. E adesso lo possiamo colpire, vai. Tiè. Tiè, pure alla schiena, becco. Oddio. Aia. abbiamo fatto abbastanza male, dai. Vieni qua, Bonmas. Allora, mentre vomita dobbiamo stare lontani perché rischiamo di avvelenarci parecchio. Ok, vedete, le frecce non gli fanno tantissimo danno, effettivamente. Ok, facciamo il giro, va. Allora, ha buttato un altro po' di blob in giro. Cerchiamo di farli fuori subito. Lasciamolo colpire se ci riusciamo, così. Bravo. E adesso andiamo noi. Ok, sta vomitando. Ci ha preso lo stesso. Vabbè, non fa niente. Pure i Draug? Pensate di farmi paura, ragazzi? Beccate questo. Recuperiamo un po' di energia nel mentre. Ok. Ci ha scagliato addosso altre creature. Ok. L'arciere ce lo mangiamo subito a colazione. Vai. Sì, ma... Oh, Bonmas. Che fai? Scappi? Vieni qua, no? No, 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 non vomitare, non vomitare. Allora. Vai. Aspettiamo il suo colpo. Ok. E adesso andiamo noi. Perfetto. Oh, mazza che palloni che lancia questo. Vai. Via, 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 via. Quel colpo è difficile evitarlo perché comunque vomita ad ampio raggio. Ok. Cerchiamo di mangiare anche perché così recuperiamo pure un po' più velocemente l'energia. Vai. Ok, adesso siamo riusciti effettivamente a evitare il suo veleno. Solo che mo ci stanno sti blob maledetti. Via, 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 via. Oh, i cardi sono utili, io li raccolgo intanto. Ok. Cerchiamo di far fuori un po' di nemici qua perché
campo da battaglia si è riempito. Aia. Mannaggia, ci ha presi, ragazzi. Pozione di salute, vai. Velocemente. I blob maledetti. Ok, è il momento di colpire. Vai. Non frega niente del veleno. Gli voglio dare un po' di taccarate. Ok, siamo riusciti a fargli parecchi danni adesso. Perfetto. Vai così. Abbiamo fatto anche un colpo critico. Allora, ci stanno un po' troppi arcieri in giro che mi stanno sparando frecce, quindi devo cercare di eliminarli al più presto. Ok. Aia. Altri cardi. Ok, fatti fuori gli arcieri. Perfetto, vai. Torniamo ad aggredire Bonmas. Perfetto così. Via via via. No, anche se sanguisughe maledette dentro sto bioma, che non facilitano le cose. Vai. Ok. Perfetto. Voilà. Oh, porca miseria. Che fai? Tiri le caccole, buon massa. Oddio. Questo è un blob un po' più pericoloso. Infatti, aia. Mamma mia, si è riempito il campo di battaglia di creature, ragazzi. Devo cercare un attimino di ucciderle, perché sennò è tosta. Ok, allora. Ok, un bel po' di blob li abbiamo eliminati. Adesso ci ribeviamo la pozione di salute e riandiamo ad attaccare. Vai. Pronti. Intanto stiamo raccogliendo anche legna, non so per quale motivo. Va bene. Sì, pure un fantasma. Ma porca. Questo fa male, eh? Questo fa parecchio male. Accidenti a lui. Aspetta, aspetta, che questo è pericoloso. Ci ha quasi ammazzato. Cerchiamo di parargli il colpo. Ok. Ok. Fuori il fantasma.
Dobbiamo un attimino recuperare energia. Mamma mia, 19 siamo rimasti. Ok, vai di pozione. Ci recuperiamo un po' la salute e possiamo di nuovo affrontarlo. Vai, buon Mas, colpisci. Bravo, così. Beccate questo. Ok. Aia. Il suo pure ha fatto male, eh. Ok. Allora, beviamoci l'ultima pozione. Porca miseria. Pure i tronchi, no, eh. Ha distrutto mezza foresta, sto tipo qua. Dai che sei quasi morto, buon Mas. Vieni qua. Fattemena. Vai. Vai così, vai così. Sì. Ok, abbiamo spappolato buon Mas, ragazzi. Meno male. Non è stato facile però, vi assicuro. Dunque, c'è un po' di roba da raccogliere, quindi leviamoci sto legno, la pietra, raccogliamo il suo trofeo, ok. E c'è un'altra cosa a terra, forcula. Aspetta un po' che non c'ho spazio, buttiamo stelmo. Nuovo oggetto, forcula. Interessante. Ah, c'è anche Ugin che vuole dirci qualcosa, sentiamo un po'. Bonmas ti ha lasciato un regalo, a quanto pare. Praticamente è una specie di osso che si chiama appunto Wishbone, ma tradotto forcula, che ci permette di scoprire oggetti nascosti all'interno della terra. Può localizzare anche le vene di argento. Perfetto. Oltre che tesori nascosti, sotterrati. Ok ragazzi, perfetto. Finalmente abbiamo quindi ottenuto lo strumento necessario per raccogliere l'argento, che a quanto pare è questo. Forcula. Interessante. Quindi possiamo equipaggiarla praticamente. Percepisci oggetti nascosti. La proveremo poi, sicuramente. Per il momento però ci riequipaggiamo la nostra cintura per il peso. E direi che conviene tornarcene a casa, perché dopo uno scontro del genere il nostro vichingo ha bisogno di riposo. Quindi dirigiamoci di nuovo verso la barca, se non ce l'hanno distrutta ovviamente. E andiamo anche a sacrificare il trofeo del boss, così alle pietre sacrificali. Che poi in tutto ciò stavo anche per... distruggere la mazza di ferro. E vedete che quasi è arrivata alla fine praticamente la sua durabilità. Quindi mi raccomando, vi consiglio di portarvene un paio a sto punto, perché c'è il rischio appunto che vi si danneggi l'arma, perché state sempre colpendo Bonmas con la mazza alla fine. Ma quello laggiù sembra una specie di villaggio. Aia. Maledetta zanzara, 35. Ma quanto levano queste zanzare? Cioè, ma stiamo scherzando? Cioè ragazzi, fanno malissimo queste zanzare. Bisogna colpirle prima che ti raggiungano, perché fanno parecchio male. Dicevo, quello sembra una specie di villaggio. Però sinceramente eviterei di esplorare adesso, perché poi se moriamo perdiamo davvero tutto. Quindi questa roba la lasceremo per i prossimi episodi. Ce ne torniamo a casuccia con la nostra bella barca. Ok, possiamo finalmente appendere anche il trofeo di Bonmas. Questa è la sua pietra. Inseriamo il trofeo. Ok.
Guardiano sacrificato. Leggiamo un po' i poteri. Allora, modificatore di danni, resistente contro contundente, contro taglio e contro perforazione. Siamo resistenti al danno fisico. Cavoli. Ottimo sto potere. Lo voglio assolutamente provare poi in battaglia, perché voglio capire di quanto siamo resistenti. Io vi ringrazio come sempre per la visione e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!